Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. In questa parte del mio walkthrough andremo a visitare il monastero, il vecchio monastero di Pouburi, dopo aver nella scorsa parte aver affrontato il maniero infestato, che vi invito a recuperare nel caso in cui vogliate sapere come si risolva il puzzle che c'è in quella zona, per l'appunto l'enigma di quella zona. Ora però andremo ad esplorare il monastero di Pouburi. Eccolo qui. Nel frattempo vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare, ad iscrivervi al canale e a condividere questo video a tutti coloro che potrebbero essere fan di Pokémon o che non hanno ancora conosciuto Coromon. Eccoci nel monastero. Guardate che figo. Oh. Bartolomew. Alt! Non fare un altro passo. Guardate, compagni, questa persona puzza del fetore del maniero Furglow, quello dove eravamo nella scorsa puntata. Cosa ti porta qui? I non credenti non troveranno niente in questo monastero, eccetto che un'oscurità infinita. Come se la ridono, tra l'altro? Io mi hanno mandato qui, con questa. Ah, sorpresi, eh? È possibile? Questo è un segno? Un auspicio? Un presagio? Quella pietra è l'immagine delle nostre iscrizioni. Non fatevi ingannare così facilmente, potrebbe benissimo essere un falso. Servono anni ad addestrare un Purghast prima che possa presumibilmente produrre una pietra di Mescar. Fratelli, sorelle, non dobbiamo escludere questa possibilità, ma non dobbiamo nemmeno accettarla a occhi chiusi. Io richiedo una prova di fede. Una prova di fede? I guardiani del regno di Mescar girano per queste sale. Saranno loro a decidere se questa persona è sufficientemente degna di incontrare il nostro Signore. Ci sto, fratelli e sorelle, osserviamo come le sale infestate trattano questo estraneo. Ai vostri posti! Aspetta, di cosa parli? Ci ha portato una pietra di Mescar nel tentativo di avere un'udienza col nostro Signore. I suoi spiriti guardiani eliminano i deboli e ti metteranno alla prova. È di certo pericoloso, ma se il nostro Signore ti ha effettivamente chiamato, questi spiriti ti guideranno attraverso le nostre caverne di buon grado. Speriamo che sia così, per il tuo bene e per il nostro. Ok, diamo un'occhiata a questo monastero. Magari ci sono degli strumenti invisibili. No, qua spegniamo solamente le candele. Ok, due strumenti invisibili qui. Due torte manna. Qui non c'è nulla. Ok. Andiamo prima a sinistra, vediamo un po' cosa c'è. Si risale di qua. Ok, si risale a destra, perfetto. Quindi il corridoio sotterraneo è unico. Andiamo quindi. Che bella però questa stanza, eh? Con anche i purghi di pietra. Niente male davvero. Ok, sale infestate. Potrebbero esserci dei Coromon qui. Oh! Altra torta manna. Niente male. Scendiamo. Proseguiamo di qui uno strumento. Spinner spettro. Ma ah, tra l'altro abbiamo davanti Lunarwolf. Ecco perché non stiamo incontrando molti Coromon. Lui ha l'abilità che li allontana automaticamente. Fa da repellente automatico praticamente. Però a me non conviene. A me conviene che escano i Coromon qui se ci sono. Perché vorrei catturarli in caso appunto fossero nuovi. Come questo Pyrochic. Ok, potrebbe essere raro tra l'altro. È di tipo fuoco. Non vorrei buttarlo giù con un colpo. Usiamo un taser per paralizzarlo prima di tutto. Sforzo massimo, cos'è? Gli diminuisce la difesa. Ok, non posso attaccarlo allora. L'attacco fisico aumenta di molto. Ho paura che con un colpo di fulmine io lo uccida questo. Squadra. Però la sua difesa fisica è diminuita di molto, quindi mi serve un attacco speciale. Potremmo andare fino a Fiddly con un attacco speciale di tipo acqua, lo uccide. Devo provare a tirargli uno spinner. Ho uno spinner di fuoco? Sì, ne ho tre. Però sarebbe uno spreco contro di lui. Proviamo uno spinner normale per adesso. Se siamo fortunati ci entra subito. Se siamo iper fortunati.
Ha buon attacco fisico, buon attacco speciale. Ha rarità comune, tra l'altro. Pensavo fosse raro, invece. Distrazione. Il Coramon si muove così velocemente da creare un'illusione ottica di se stesso. Alza l'evasione, ok. Questa trasfusione. Che mosse strane che ha lui. Il Coramon condivide la sua salute con il nemico, ridistribuendo uniformemente i rispettivi PS con la percentuale di PS massimi. Questo è davvero strano. Forse nelle lotte in doppio, però non mi sembra di averle viste in questo videogioco ancora. Attacca il nemico con un becco ardente. Ha una probabilità del 25% di abbassare la difesa fisica e del 10% di infliggere scottatura al nemico. Beh, non è niente male questo becco infuocato, eh? E sforzo massimo. Alza il suo attacco fisico di 2 stadi e diminuisce la sua difesa fisica di 2 stadi. Niente male, la sua abilità? Aura lenitiva. Ripristinando il 20% dei PS a tutti i membri della squadra. Ma questa è una sorta di fenice, ma è bellissimo. Ma è bellissimo questo Coromon. Io quasi quasi me lo prendo poi. Lo tengo, ovviamente. No, gli do un soprannome. E lo invio al deposito. Per adesso sì. Per adesso la mia squadra va bene così, eh. Non è niente male per ora la mia squadra. Proseguiamo. Ok. Altro Coromon. Vediamo un po' chi esce. Un altro Pyrochic. Ok, facciamo fuga. Non ho voglia di stare troppo tempo contro i Coromon selvatici. Qui non c'è uno strumento. Ok. Qui? Nada. Qua posso passare? Oh! No, non posso passare del tutto. A meno che ci sia modo di... Aspettate, eh. Qua ci passi. Qui no. Qui si cade proprio male. Da qui non ci si arriva. Forse da qui sì, però. Tanto qui abbiamo uno strumento. Tortadrin. E un allenatore. Ho venerato Illugin tutta la vita, ma le anime addolorate non mi hanno mai consentito di oltrepassare questa stanza. Tra l'altro Matthew è uno di quei tizi di prima. Stai a vedere che sono loro quattro a volerci invece a non farci arrivare al coso, Madonna, non so di parlare. Al loro signore, per l'appunto. Colpo di fulmine. L'hai sentito, eh? Sì che l'hai sentito. Ah, si mangia il frutto però, eh? Se lo mangia il fruttino. Assorbimento, va bene, non ci fa molto danno, quindi non recupererà molta vita. E noi potremo abbatterlo con il colpo di fulmine. Buono. Ok, Seraphace. Seraphace non è il massimo per fare scippo, eh. Direi di buttarlo giù anche questo. Colpo di fulmine. Buono, buon danno. Lui usa ipnonda, mannaggia. Oh, che culo, non ha colpito. Questo è davvero culo, eh. Perché ipnonda è una mossa davvero fastidiosa. Tra l'altro un botto di esperienza per il nostro Buzzer. Ha sbloccato Fulmine Saette. Evoca una nuvola temporalesca che colpisce il nemico da 1 a 3 volte con un fulmine. Questo attacco colpisce sempre per primo. Buono. Ah, togliamo Taser per adesso. Ok, e mettiamo Fulmine Saette. Però ha 6 di PE. No, aspetta, teniamoci Taser. Tanto se vogliamo usare un attacco di tipo elettro, usiamo colpo di fulmine. O Toji. Ecco, contro di lui direi che possiamo usare Digmo. Vediamo, eh. Obiettivo sbloccato. Per cosa? Kuru. Questo colpisce anche i Pokémon della mia squadra, volendo, eh. Digmo è stato sottoposto a magia voodoo. E io ti sottopongo invece a Scippo d'Oro. Vediamo cosa la pensi. Come la pensi, eh. 329, nemmeno così tanto in realtà. Ok, non ne vale la pena. Tiriamolo giù. Ah, ben riposato. Quindi tankerà il colpo. Perché subisce il 40% di danni in meno. Maschera Blu. Diminuisce. Ok, possiamo usare solo sabbie mobili per 4 turni. Va bene. Era proprio quello che volevo fare. Addio, Toji. Che sei proprio brutto, fatelo dire. Sei proprio brutto. Ok, forse solo che Illugin non mi ha scelto.
Lasciatemi alla mia vergogna eterna. Poverino. Niente, metti il primo di questi qui andato. Io vorrei capire come arrivare dall'altra parte. Non facendo così. Come arrivare lì? Ci sarà il modo, no? Armadil? È l'evoluzione di Armado, in realtà. Quindi non è poi così interessante. Proviamo a fare il morso velenoso per vedere se possiamo buttarlo giù. Con due colpi. Ok, buono. Questa è esperienza gratis, eh. Questa è proprio esperienza gratis, quindi ce la prendiamo. Via. Appunto. Ha risvegliato parte del suo potenziale, direi fare così, così e così. Lunar Wolf al 25, buono. Proviamo, eh. Qua proprio cade, cioè non c'è modo di riuscire ad arrivare lì. Invece qui cade, ma perché noi ci fermiamo in realtà? Perché io non sto premendo niente. Se invece continuiamo, vedi, io premo andando avanti, va. Però posso tornare indietro qui. Posso fare così. Ok. Praticamente queste sabbie servono a non farci vedere quello che c'è sotto, essenzialmente. Qua devo per forza andare avanti. Non c'è modo di fare qualcos'altro. Vedi, tac, tac, tac. Io posso tornare indietro. Non posso andare su, ovviamente. Praticamente se prendo la direzione sbagliata, cado. Però qui, appunto, cado sempre. Posso solamente tornare indietro, a meno che possa andare in su. A meno che... Ah, forse è in su, aspetta, eh. No, non è nemmeno in su qui. Strano. Cioè, arrivo qui e poi cado. A meno che torni indietro. Davvero strana questa cosa. Non ha molto senso. Perché poi qui io non posso passare comunque. Vedete? Ho provato ad andare in su lì. Proverò ad andare in giù allora, ma non ha molto senso come cosa. Froshel? Questo non l'abbiamo ancora mai visto. Dovrebbe essere l'evoluzione di prova. Noi colpiamolo con un colpo di fulmine. E proviamo poi a catturarlo. Rafforzatore, buono. Finché non mi fai danno, guarda. Va bene tutto. Oggetti. Già che oggi siamo fortunati, proviamo con questo spinner. Non penso lo catturiamo però, eh. Infatti. Nevischio. Ci ha diminuito la precisione. Va bene, non è un problema. Vai, spinner. Madonna mosca. Forza, forza, prendilo. Mannaggia, oh. Altro nevischio. Vabbè, finché continua a farmi nevischio, a me va bene, eh. Allora, oggetti. Proviamo con uno spinner argentato. Il problema è che ha davvero ancora troppa vita, secondo me. Solo che non possiamo indebolirlo ulteriormente. Potremmo andare Patterbit in realtà. Però l'abbiamo catturato. Vediamo il suo sommario. Tipo ghiaccio. Rarità raro, tra l'altro. Niente male. Vortice purificante. Cosa fa di preciso? Un vento purificante spazza il campo di battaglia, infliggendo danni all'avversario e rimuovendo le condizioni meteo. Ah. Tra l'altro potenza 60, ghiaccio speciale. E niente male. Abilità? Caffeinato. Il Coromon ha più punti esperienza disponibili, punti energia disponibili. Niente male. Lo tengo, è raro, insomma, si tiene. Vuoi dare un soprannome? No. E lo inviamo al deposito. Obiettivo sbloccato. Ah, è vero, abbiamo altri obiettivi da andare a vedere, tra l'altro. Livello 28 per Bowser. Va bene. Questi sono gli obiettivi qui, conquiste. Vai, riscatta. Siamo saliti anche di livello, tra l'altro. Cosa possiamo prendere? Cos'è? Manciata d'oro. Aspettate, fammi vedere cos'è manciata d'oro. Dove sarà? Sarà strumenti base? Vediamo, eh. No. Utilizzabili? Nemmeno. Ah, sarà qui in oggetti posseduti, probabilmente. Dove sono le altre pietre? Si manciata d'oro. Guadagna oro extra dopo una lotta. Subito. Sono un money grabber. Adesso vedete che muovo la mano perché c'è una mosca che continua a girare intorno qui e mi dà un fastidio.
Che ti si appoggia proprio in faccia ed è un fastidio incredibile. Allora, oggetti. Curiamoci un attimo Digmo, che se lo merita, va. Deve essere bello attivo. Bello in forza. Madonna, sta mosca. Che nervi. Ok. Io però non saprei davvero come risolvere questo enigma. A meno che ci sia il modo poi di fermare la sabbia, però no, perché qui non si può andare in su. Ora proviamo ad andare in giù. Facciamo una cosa un po' metodica. Qui facciamo fuga, se, non è, se è qualcuno che non ci interessa facciamo fuga. Seraphace non ci interessa, quindi via. Ora proviamo ad andare in giù. No, cari. Quindi qui devi per forza andare avanti. Ok, vai. E si va avanti. Qui, ok. Lì si deve per forza andare avanti perché se si va su si muore come abbiamo visto prima. Qui si può andare giù? No. È però strana questo enigma. Devo magari premere qualcosa su di lui? No, non devo fare niente qui. Qui posso andare? No. Lì non posso arrivarci in nessun modo. Questo non posso premerlo. Però lì c'è qualcosa di diverso. Lì dentro c'è qualcosa di diverso, lì sotto in quella sabbia, perché posso muovermi di uno. Otogi? Ah, si trova qui. Il Pokémon orrendo. Facciamo il Taser, che lo paralizziamo, prima di tutto. Ecco qua. Perfetto, paralizzato, non può muoversi. Proviamo a catturarlo, anche se è brutto come la fame. Facciamogli un colpo di fulmine. Ben riposato, che assorbirà i danni. Beh, mi ha fatto comunque discreti danni, eh. Ombreggiatore non dovrebbe farci troppo in realtà, esatto. Non mi ha nemmeno confuso, quindi ottimo. E usiamo lì uno spinner addosso. Uso gli spinner quelli particolari quando devo catturare magari dei Cormon potenti. Tipo gli spinner spettro, lo spinner elettro, lo spinner fuoco. Controlliamo Son Mario, abbiamo preso Otogi, buono. Ah, un buon attacco speciale, anche un buon attacco, mentre in difesa non è messo benissimo, specialmente fisica. Non comune. Che queste mosse le sappiamo già. Ben riposato, sappiamo già. Perfetto. Lo tengo, sì. No, non gli do un soprannome. E lo invio al deposito. Buono così. Andiamo. E qui mi sa che devo per forza arrivarci da là. Da qua. È da qua che devo arrivarci. Io lì sotto posso muovermi in qualche modo. Non posso andare in giù, ok, però posso andare in su, mi sa. Vediamo, proviamo. Vediamo, è su? Sì, posso andare in su di uno. In su di uno posso andarci. Aspettate, eh. Altro Togi non mi interessa nemmeno combatterlo. Ok, sono su di uno, però sono caduto subito. Magari devo poi usare un'altra direzione, andare in su e poi a sinistra subito. Proviamo. Ok, Armadil. Questo abbiamo visto che, sono, che è esperienza gratis, quindi me lo prendo. Ed ha anche un bel po' di esperienza in realtà. Concentrazione, perfetto. Lui fa questa cosa che non ci fa danno. E questa è letteralmente esperienza gratis che va benissimo. Guarda qua, morso velenoso, tac. Per il nostro buzzer. Eccolo lì. Mezzo livello praticamente. Non è male. Vediamo se posso. Se riesco a fare qualcosa. Su a sinistra devo andare. Altro Seraphace. Non mi interessa. Vediamo. Aha! Ok. Abbiamo capito come si fa. Tu a sinistra e c'è un altro blocco. Poi devo andare giù, probabilmente. Su, sinistra. Giù? No, giù no, forse. Forse ancora su. Forse ancora su. Che poi arrivi all'altro blocco lì. E sei a posto. Un Froshell, ok. Congelo artico. Bene. Addio. È interessante, eh? Un altro Cormon selvatico.
Allora, io ho spiegato anche in uno scorso video perché lascio i cormo selvatici e non uso repellenti. Perché essendo che appunto i cormo potrebbero essere potenti o perfetti e escono a caso, io li faccio uscire. Metti caso che esca un cormo perfetto o un cormo potente, lo catturo. No, non posso andare in su. E devo capire lì al secondo poi dove devo andare. Andiamo, eh. Giù! Giù, mi sembra giù. Io ho premuto giù. Quindi è su, sinistra, giù. Su, sinistra, giù. No, nemmeno giù. Forse è ancora in avanti. Allora non avevo premuto sufficientemente veloce giù. Era andato avanti. Ok, di nuovo Froshell. Ok, sei abbastanza comune per essere un tipo raro. Per essere un cormon raro. Ok. Forse non devo premere nulla. Lui mi sposta. Ok? Perché qui ho provato a non premere nulla. Lui fa il salto automaticamente. Prova ad andare su poi. Ok? Vai. Qua non premo nulla. Fa il salto. Vado su. No. Ok, non va. Riproviamo di nuovo. Qua è un trial and error totale. Perché non puoi sapere probabilmente cosa funziona e cosa no. Non premo niente, vado giù. Ok, giù puoi andare di uno. Quindi vado giù e poi a sinistra, dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, poi da sinistra vado in su. Perché dovrei arrivare al centro. Sono curioso di vedere, di sapere poi cosa c'è lì sopra, perché magari poi c'è una cazzata. Vabbè, sarebbe un po' stronzo da parte loro. Perché non è così difficile questo rompicapo, cioè diciamoci la verità. Un po' di trial and error, e hai fatto. Niente di che alla fine. Vai, eh. Tac. Tac, giù, di qua, sì. Olè, vediamo cosa c'è qui. Un Cormon. Ah, ok, era un selvatico, proprio al limite probabilmente. Via. Ah, ok, interessante. Vediamo cosa c'è. Coupon per guanto. Mossa istantanea. Punta fantasma. Oh, questa è... No, questa è una figata. E frutto cado. Ok, va bene, ci sta. Strumenti invisibili, nope. Diamo mossa istantanea. Vediamo se si può imparare Lunarwolf. Sommario. Nelle mosse. Perché Lunarwolf è un tipo. È un attaccante speciale. Ma di speciale non ha ancora niente. No, Voodoo. Perché non gli ho insegnato Voodoo allora? Ah, perché colpisce un nemico a caso. Non è così interessante. È vero. Colpisce un nemico a caso. Farebbe un botto di danno questo. Però lo fa a caso. Quindi non è proprio il massimo. Però potrebbe comunque essere più utile di ombreggiatore. O di morso velenoso che gli ho messo. Punta fantasma lo può imparare ed è fisico. Ok. Al posto di ombreggiatore. Beh, togli in realtà lo stesso, no? No, togli di più. Mettiamoli punta fantasma, va. Aumentando l'attacco fisico di due stadi quando spera il colpo finale, che non è male, tra l'altro. Quindi togliamo gli ombreggiatori e mettiamoli punta fantasma. E V2 glielo metterei. Al posto di morso, dai, al posto di morso che non vuol dire niente su di lui. Mettiamoli V2. Donna sta mosca. Ok, niente male. Beh, se la potessi imparare anche Fiddly, sarebbe fortissimo Fiddly con V2. Via. Vediamo un secondo se la può imparare, Fiddly, eh. Sommario. Mosse. Non penso, però. No, infatti, non può impararlo. Oh, sarebbe stato OP sto Pokémon, sto Cormon con quella mossa. Soprattutto qui dentro, con tutti i Pokémon di tipo spettro. Lui non è di tipo spettro e avrebbe una mossa di tipo spettro super efficace su di loro. Sarebbe una cosa OP. Ok, proseguiamo. Non incontro Cormon selvatici, ok, strano. Strumentino? Nada. Qui è un altro rompicapo. E qui un Froshell. Con gelo artico. Fuga. Ok.
Non devo fermarmi, probabilmente. Devo andare dritto come un fuso. Hop. Ok, qui posso fermarmi su questi blocchi. Qua è dritta la strada, quindi non posso fare nient'altro. Ok. Qua posso arrivare lì. Qui sotto. E potrei andare anche là sotto, tra l'altro. Cosa c'è qui sotto? Strumento? Sì. Strumentopolo misterioso. Frammento di fenice, beh, niente male. Un revitalizzante, praticamente. Giù di qua, poi proviamo ad andare di qui. Altro strumento, buono. Ok, se la strada è unica, difficilmente si romperanno cose. Ametio, beh, ce l'abbiamo già questa pietra. Quindi serve fino a un certo punto. Possiamo tornare qui. E manca solo di andare. Dai! Infame. Da dove riparto? Da qui, vabbè. E cadi subito, eh. Se sbagli direzione cadi. Sei morto. Morto e sepolto. Ok. Anche però andare su quei due blocchi lì. Quei due blocchi lì in alto. Perché? Non ha molto senso. Vabbè. Proseguiamo da questa parte. Abbiamo un altro allenatore. Strumentino invisibile qui. Nope. O forse sì. No, niente. Al controllo potremmo usare direttamente Digmo per lo scippo. Ha imbrogliato? Per forza. O forse si tratta della benedizione di Illugin? Boh, Magdalena, dimmelo tu. Beh, però lei ha due Coromon, quindi non ne vale la pena. Per di più un Seraphace. Conviene andare direttamente di Sabbia Mobile. Perché Seraphace è rompipalle, eh. Ha un attacco speciale bello alto. E se si fa Glass Cannon e poi ti colpisce... È davvero noioso. È il tipo onda. Qui hanno. Nella scorsa zona ti paralizzavano in continuazione. Qua ti addormentano in continuazione. Non so dirti quali sia peggio. Perlomeno se dormi ti ricarichi i punti salute. O meglio, i punti energia. Questo è un problema. Cioè, quando si aumenta così è un problema. E lui continua a dormire. Ti prego, farne un altro di Gas Cannon. No, mi colpisce. Questo fa male. Appunto. Devo cambiare Coromon. Devo mandare qualcuno che resista un po', come Aruara. Vedete come resiste. Perlomeno. E facciamogli una palla di neve. Addio, Seraphace. Esperienza per tutti. E Digmo al 29, buono. Green Mask è la sua evoluzione. È l'evoluzione di Seraphace. Brutta, cioè brutta nel senso di non brutto design, cioè è brutta per quanto mi riguarda a livello estetico mio personale proprio. Un Coromon che non mi prenderei in squadra, ecco. Cannone di vetro, va bene. Io ti userò un bel morso gelato. E ti farò andare al creatore. Addio. Ah, però. Niente male questi punti esperienza. Aroara ha risvegliato il suo potenziale. Direi di fare così. Lunar Wolf al 26, niente male. Obiettivo sbloccato, va bene. Le mie anime disperate si fidano di te. Forse dovrei... Anzi, le anime disperate si fidano di te. Non so perché io abbia detto mie. Forse dovrei... No, non ancora. Le 500. Niente male. Allora, conquiste. Vediamo un po', Ok, lotte vinte, classico. Poi... Beh, Digmo mi serve bello carico, perché se deve fare scippo mi serve che sia bello up. Quindi teniamolo lì. E scendiamo. Tre stanze. Allora, le altre due vanno giù, questa va dritta. Ok, qui c'è un allenatore. Sfidiamolo. O meglio, un addestratore. Ah, un Pyrochic di nuovo. Contro Pyrochic non è super efficace terra. Peccato. Avrei provato ad usare terra, se no, facciamo fuga e via. Non perdiamo troppo tempo. Simon, cosa? Hai già superato le prime sale? Beh,
Non andrai molto oltre. Ne sei sicuro? Ne sei davvero così tanto sicuro? 4 Cormor lui, quindi Shippo qua lo si fa proprio instant. Tra l'altro ha Purghi come primo Pokémon, quindi dovrebbe essere abbastanza facile farlo senza morire. Artigliferini. Ok, sono stato colpito solo una volta. Altro Shippo d'oro. Quanti me ne dà? 800? A 1000 addirittura. Qua facciamo il big money, eh. Qua diventiamo ricchi. Vai, Shippo d'oro. Ho usato abbastanza Shippo d'oro. Ed ora Sabbia mobile. Questo dovrebbe fargli parecchio male. Forse addirittura shottarlo con l'attacco che ha di Gumo. No, ok, non l'ha shottato. Però l'ho confuso. E già che l'ho confuso, potrei anche cambiare Cormon qui per non cambiarlo dopo. Mentre abbiamo davanti appunto un Purghi. E mandare Lunar Wolf. Dai, proviamo a mandare Lunar Wolf. Vediamo se riesce a fare qualcosa di interessante. Ora che è a livello 26. Intanto Bulletto gli ammassa l'attacco. E lui mi usa Incubo. Si riprende un po' di vita e la precisione diminuisce male questa cosa. Usiamogli Punta Fantasma. Dovrebbe essere super efficace. Però se non colpisce è un problema, eh. Se non colpisci Lunar Wolf inizi male. Vabbè che sei potente, però. Che lui fa un pisolino. Questo è un problema, ragazzo. Cioè, testati un po' fuori, eh. Ole. Backup. La sua abilità l'ha fatto rimanere con un HP. Ok, il fatto che abbia due drop della precisione, questo non va assolutamente bene. Usiamo colpo invisibile che colpisce sempre per primo, ma non colpisce. Niente, oh, Lunar Wolf, sei davvero una pippa, possiamo dirtelo. Colpo invisibile. Peso. E non muore. Va bene. Ore. Almeno è andato. Almeno ha vinto contro un Coromon. Anche se era il tipo il coso più scarso. Oh, Lunar Poop. Ok. Vai, punta fantasma. Vediamo, colpisce. Bravo. Questo dovrebbe shottarlo, forse. No. Ok. È perché è fisico, se non sbaglio, no? È fisico, per quello non lo shotta. Dovrebbe essere fisico, sì. Servono attacchi speciali a lui. Ok, via. L'attacco aumenta, giustamente, perché se lo uccidi con questo attacco gli aumenta l'attacco di 2. Ok, mettiamo un attacco speciale, punti e questo, vai. Ok, me l'ha diminuito di 1. Non si riesce a colpirlo. Buono. Deve fargli abbastanza male, infatti. Ululato. L'attacco aumenta di molto, aia. Colpiscilo ora, non fallire. No, dannazione. Questo lo sente, eh. Con l'attacco aumentato di molto lo sente. Ok, fortunatamente non è morto. Cambiamo, va. Ah, la precisione è troppo bassa. Andiamo Fiddly. Sperando che non crepi con un attacco. Tanto mette la pioggia. E questo va bene. Ombreggiatore, ci sta. Vediamo quanto danno gli fa. Buono, non molto. E usiamo gli spruzzo. No. Oh, ok, non ha colpito, fortunatamente. Stava per usare un'onda. Ecco, Fiddly poi è distruttivo, eh. Ha un attacco questo Pokémon che non sta né in cielo né in terra. Sale pure a livello 28. Lunar Wolf al 27. Ha imparato Morso. Che potrebbe starci al posto di colpo invisibile, in realtà. Mettiamogli Morso, va. Che è più forte. Abilità. Jinx. Ok. Ah, ok, l'evoluzione di Purghi, giustamente. Mandiamo di spruzzo. Fa male i suoi artigliferini, eh. Colpito 3 volte. Colpiamolo anche noi 3 volte, allora, no? Dovrebbe essere giusto. No, niente. Quello che è giusto a Coromon non interessa. Incubo, mi diminuisce la precisione e si ricarica la vita. Però noi riusciamo a colpire comunque. Magari 2 volte questa volta. Ok, bastato una volta.
va bene così. Risveglia parte del suo potenziale, tiriamo sull'attacco, la velocità e i punti energia. Ok, già ha fatto quasi un altro livello, buono. Abbiamo sconfitto Simon. Oh mio signore Illugin, hai davvero inviato tu questa persona? Forse sì. 3360 per la vittoria, niente male. Allora, diamoci una curata ai Coromon mentre facciamo anche questo. Livello. Mossa istantanea 35, andiamo a vedere cos'è. Andiamo a vedere questa mossa istantanea 35, di cosa si tratta. Dovrebbe essere in altro, vero? Sì, qua. A colpo di fulmine, niente male. Non penso che nessuno dei miei Pokémon possa impararlo, perché forse solo Buzzer. Forse Butterbeat, ma non credo, no, Butterbeat, no. Curiamoci un po' ora. Diamo qualche strumentino a Lunarpup, qualcuno a Digmo, ovviamente, con tutti gli scippi che deve fare, deve tankarsi un botto di roba. Uno a Fiddly e uno ad Aroara. Ora siamo messi bene. Qui ho la sensazione che si vada avanti perché c'era l'allenatore, quindi andiamo dall'altra parte prima. Vedere cosa c'è. Ok, uno strumento. Vestiti? Ah, ci possiamo vestire come loro? Direi di farlo, aspettate, Vestiamoci come loro. Oggetti, vestiario, vestiti, abilità. Ah, bene, ora siamo tutto per tutto come loro. E poi vorrei andare a vedere sopra cosa c'è in queste due stanze laterali. Oh, Drupal, l'abbiamo già catturato, vi ricordo, Fuga. Nella palude l'avevamo catturato, Drupal. Ah, ok, è una zona così, però non era un picapo questa, cioè è una via unica. Con due strumenti però, quindi non è male. Oh, stavo per scendere. Uno spinner dorato, anzi tre spinner dorati, e un'essenza repellente, un'essenza paurosa. Niente male, ne valsa la pena tornare su. E si sbuca da qua, perfetto. Quindi si scende, abbiamo solo una via restante, che è questa. Che mi sa di finale questo. Contro di lui, Bartolomeu, è proprio lui. Vai. L'estraneo, la persona che in qualche modo è riuscita a ottenere una pietra di Mesker. Oh, caro Illugin, se la missione di questo miscredente non è giusta, allora guida la mia mano in questa sacra battaglia. Molto accurato, forse fin troppo, questo discorso. Mudma? È l'evoluzione? Proviamo a fare uno ship, contro di lui. Vediamo cosa che attacco fa intanto. 1200. Ombreggiatore, vediamo quanto ci toglie. È un secondo stadio, però nemmeno tanto. Continuiamo con Scippo d'oro. Il compito di Digimon in questo caso è fare Scippo d'oro. 1200 botta è tanto. Sonde, aia. Qua devo assolutamente sostituire il Pokémon, perché se mi fa un attacco ora muoio. Mandiamo Butterbeat, che è il sacrificio. Mandiamo ad indebolirlo un po'. Ombreggiatore, infatti questo mi avrebbe probabilmente shottato, Tra l'altro non è molto efficace, però mi ha confuso. Vabbè, non si può mai avere tutta la vita. Facciamogli sonde, anche noi. E poi colpiamolo con un bel attacco, Allora, lui è super efficace questi, quindi usiamogli la nostra mossa che fa più danno in assoluto. Pugno di precisione, vai. Però non dovrebbe essere molto efficace se non sbaglio. E infatti, abbiamo sprecato le sonde. Vabbè, usiamo ancora pugni di precisione. Tanto qua dobbiamo riposare. Vai, Butterbeat. Forse riesce pure addirittura a batterlo sto tipo. Non sei nemmeno più confuso. Bene, riposati. Ombreggiatore, non confondermi di nuovo però, per favore. Ok, buono, possiamo usare pugno volante. Un altro ombreggiatore perché ovviamente è più veloce di noi. Vai, pugno volante. Questo dovrebbe fargli leggermente più male. Non gli ha fatto niente. Ma scusa, è normale anche questo? Sì, è normale. Ha tutti gli attacchi tipo normale lui. Vabbè, oh, ci può fare niente. Non ci puoi fare davvero nulla. Butterbeat è un Coromon inutile. Lo sto tenendo in squadra, ve l'ho detto, solamente perché ha l'abilità di prendere più punti dagli allenatori.
Non ha colpito, ottimo. Hai mandato a monte pure le sonde. E sei anche confuso, vabbè dai, muori. Muori, Patterbit. Il tuo sacrificio sarà utile, spero, a qualcuno. Questo dovrebbe colpire per primo se va a segno, ok. Almeno fa un altro po' di danno. Sonde, ok. Va bene. Si farà colpire un'altra volta da pugno propulsore. Vai. Boom. Non gli ha fatto niente. Vendetta. Va bene, ci sta. Ora noi manderemo Lunar Wolf. Bulletto. E useremo punte fantasma. Dovrebbe fargli parecchio male. Super efficace, appunto. Ah, si mangia il frutto Canul, porco cane. Però ha un problema di stato. È stato scottato, perfetto. Usiamo Voodoo sulla sua squadra. Tra l'altro dovrebbe essere super. Cioè, dovrebbe essere speciale Voodoo. Dovrebbe fare parecchio male. Lui è stato preso? E infatti fa male. Porco cane, se fa male. Buono, buono. Otoji. Deve recuperare punti energia Lunar Wolf. Lui usa Voodoo, però non colpisce. Ottimo. Fagli vedere come si usa Voodoo. Fagli vedere tu. Madò, ragazzi. Gli ho shottato un Pokémon che aveva nella squadra. Un Cormo, volevo dire. Maschera Boo. Usare solo la mossa Voodoo? Beh, non ho alcun problema a farlo. Ah, questo mi shotta però. Sì. Va bene, Lunar Wolf, hai fatto il tuo dovere. Hai davvero fatto il tuo dovere. A questo punto direi di rimandare Tidray. Così sale un po' di livello anche lui. Vai. Allora, Spruzzo. Ok. Se fa più di due colpi, più di un colpo, probabilmente lo shotta, eh. Sì, perfetto. Perché la sua abilità tanca solo il primo colpo. Non è tutto l'attacco. Quindi fa parecchio danno dopo. Orotti. Ah, è l'evoluzione di Orogi. Che brutta, mamma mia. Vabbè, è comunque più bellina questa. Ha più senso di esistere di quell'altra. Se fa tre colpi e lo shotta è un pro. No, solo due. Punta fantasma dovrebbe resistere abbastanza. Buono, bravo. Altro spruzzo. Fortissimo, Fiddly. Cioè, non si è ancora evoluto, tra l'altro. Questo dovrebbe evolversi, in teoria. Da come è messo nel database. Fiddly a livello 30. E Lunar Wolf al 29. La mia sconfitta è evidente. Forse sei davvero tu la persona che potrà completare il compito secondo la profezia. Non ti disturberemo oltre. Passa pure. Pregheremo per il nostro successo. 4.000 e 18. Buono. Andiamo allora. Checkpoint raggiunto. Buono, possiamo uscire da qui. Curarci Cormon. Aspetta. Hai rimosso pietra di Mesker. Ok, va bene. Però appunto noi possiamo uscire da qui e tornare direttamente qui senza farci tutta la strada. Cosa che farò, ma tra questo video e il prossimo, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!